Ebbene, oggi si è stata presentata a Bari la grande sfida con quattro mancini e abbiamo qui il quinto mancino, cioè mancavi solo tu Gianluca, quindi sei venuto ovviamente da grande tennista barese, la più grande tennista barese che sei stato alla presentazione di questa manifestazione nella tua veste, infatti sei vestito appunto da allenatore e da gestore tecnico di quella che è l'Accademia del Tennis a Bari. Sì, all'interno del progetto dell'Accademia Tennis Bari mi occupo diciamo di ragazzi che si affacciano al professionismo o vorrebbero affacciarsi al professionismo, perché quella strada è difficile, quindi diciamo che tu è quella parte che io conosco meglio, ecco, quella che è anche molto delicata del passaggio dal tennis giovanile al tennis professionistico. Diciamo pre-professionistico, sì, perché è sempre difficile, l'hai detto già. Sì, certo, giovanile vorrebbero fare i professionisti e poi c'è questo passaggio che è molto delicato perché cambia completamente. Gianluca, ma è un caso questi quattro mancini? Tu eri mancino, si dice sempre che i mancini sono quelli più talentuosi in molte cose. Sì, spesso è così, dicono. È vero che adesso ce ne sono pochi nel tennis internazionale, a parte Nadal chiaramente, non sono così tanti, prima ce n'erano di più perché a parte McEnroe, ricordiamo anche Connors, Le Conte, appunto tutti questi grandi campioni. Muster, Forget, esatto. Insomma, stanno tutti dei grandi campioni, Viras, quindi ce ne sono. Vogliamo parlare dei cambiamenti, di quelli che è stato il tempo tuo e di questi grandi campioni, da quelli attuali, oltre alle racchette che dal legno passavano alla graffite? Diciamo che io ho attraversato diverse epoche, avendo giocato fino ai 36-37 anni, quindi ho incominciato col legno, ho giocato col legno fino a 18 anni, quindi ho vissuto tutta questa evoluzione dei materiali. Diciamo che sono cambiati molto a metà degli anni 90. Quelli a metà degli anni 90 era già molto veloce il tennis. Poi quello che è cambiato in questi ultimi anni magari è non tanto la velocità quanto la maneggevolezza, perché sono materiali che hanno la stessa resa e pesano 200-300 grammi di meno. Di meno, quindi sono un po' più maneggevoli, più facili da utilizzare, quindi livellano un pochettino. Senti, trovi che questa sia una buona occasione, come può essere un challenger per avvicinare chi? A questo punto i genitori che portano i bambini, per far ricordare qual era il tennis appunto di 20 anni fa. È un'ottima occasione come promozione per il tennis. Poi, come è stato detto in conferenza, comunque sono tennisti divertenti. Sono ancora bravi, poi tra l'altro. Ecco, diciamo che non sono in età così avanzata, hanno più o meno tutte le mie età, un po' più grande, un po' più piccolo. Quindi sono in età così avanzata da passeggiare, da essere rallentati molto in tempo. Comunque giocano un ottimo tennis, e ricordiamo che questo è un circuito questo è un circuito che ha un minimo di competizione tra le altre, e comunque sono in grado di far vedere un bel tennis, per cui anche a livello promozionale possono far vedere anche qualcosa di diverso. Ecco, c'è un Forget che è un giocatore molto più offensivo, un Le Conte più offensivo rispetto 99% dei giocatori attuali, quindi qualcosina di diverso e ad un livello ancora buono, abbastanza competitivo. Gianluca, l'ultima battuta, il caso Kyrgios, c'è un giocatore moderno che butta una partita e viene criticato, credo che all'epoca una cosa del genere non poteva capitare, per quanto di pazzerelli nel tennis, un tuo stesso amico, ricordo Paolo Canè a Roma perdere 6-0-6-0 con Jarry, ed erano i periodi con cui tu ti allenavi, ricordo infatti che ci incontrammo una volta con Paolo Canè, anche Paolo Canè da altri pazzi, era gente che magari certe volte in campo non ci voleva stare, però diciamo che sì, cioè, c'erano anche prima, poteva succedere anche prima, diciamo Agassi più giovane ogni tanto l'ha fatto, ecco. È lo sport del diavolo, come diceva Panatta, un comportamento sicuramente censurabile, perché comunque è un intrattenimento anche il tennis, certo, c'è gente che paga il biglietto, per noi che giochiamo, però per chi giocava è una cosa competitiva, molto competitiva, però c'è anche un pubblico pagante, degli sponsor che vanno rispettati, che rendono possibile anche tutto quanto quello che gira intorno al circuito, quindi per un minimo di rispetto nei confronti del pubblico, soprattutto pagante, non sono cose che si dovrebbero fare. Poi detto questo, si spera che sia un
Scusami, non era l'ultima battuta. Andrea Pellegrino, il miglior giovane che tu hai sott'occhio, è entrato quest'anno nei 500. Buone prospettive? Abbiamo un futuro Davis Man? Quest'anno ha fatto molto bene, quando parliamo di transizione dal tennis giovanile al professionismo, ha fatto benissimo a livello giovanile, ha vinto l'Avvenire, che è uno dei tornei più Un importanti paio del d'anni mondo a fa. livello under 16, ha fatto bene a livello under 18, ha avuto qualche difficoltà all'inizio perché è un po' diverso il tennis degli adulti, è più continuo, ci sono meno pause. Per quest'anno ha vinto 10.000, ha fatto un'altra finale, quindi diciamo che incomincia, ecco, a farsi valere anche tra i senior, tra gli adulti. Lo seguiremo anche grazie a Gianluca Pozzi. Grazie, Un grazie saluto a tanto. tutti. Siamo pronti, siamo qui con il mito del tennis italiano, quello che ha vinto lo Slam, quello che ha fatto capire che i tennisti sono belli uomini che quindi conquistano le donne. Infatti qualche E amico grazie alla divisa. è la divisa, il bianco che dona, che non spara, dice, qualcun fotografo disse al Papa il bianco Che spara. salva anche le rughe, è tutto un gioco di squadra. Il tennis, lei ho fatto la stessa domanda a Gianluca Pozzi, tanti anni fa poteva capitare un caso Kyrgios, uno che scende in campo, tanti soldi ce l'ha già in tasca e butta una partita? Credo di no, prima magari se si partiva in Australia a fare un torneo non c'erano tanti di quei soldi, andavi e giocavi perché l'agonismo era un po' più puro di No, ma questo. io non ci andavo proprio perché già i soldi per pagarmi il biglietto. Non ce l'aveva proprio, dico, la No, pietrangela no, dell'epoca, eh? perché non è come adesso. Allora, io non lo dico certamente per invidia perché sarebbe stupido, però questi non sanno la fortuna che hanno. Allora io dico una cosa che ha detto il Presidente della Federazione Calcio, che non può dire, ma io gliel'ho detto che è giusto, ma che non può dire. Che fino all'altro ieri stavano sugli alberi a mangiare banane, e anche nel tennis ce ne sono parecchi. È vero, Quindi, e poi c'è la grande differenza che il tennis è uno sport individualista, nel calcio uno puoi dormire una partita bravo, e risvegliarti 5 minuti, se perdi 5 minuti la concentrazione nel tennis hai perso è come un la partita. pugilatore, non si può distrarre il secondo perché sta all'ospedale. Questo vale per tutti gli sport singoli. Quando giochi in un gioco di squadra, no, il basket no perché sei troppo, ma calcio possono anche riposarsi un po'. Portiere, perché sono delle partite dove poi Non va tocca via, non palla, eh? tocca palla, però sono paragoni che si lasciano il tempo Però c'è lo charme sempre del tennis, eh? A che trovo. Sì, sì. Pietrangeli gli piace andare a Roma, No, andare a a Parigi, Roma. andare a, dico, andare a vedere i tornei. E Allora io vado a Monte Carlo, Roma e Parigi. basta. Londra non piace, gli inglesi sono antipatici, oltre a non avere No, i bidet. no, 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 no. no anche. No, è che non. Allora faccio una battuta personale. A Londra non mi trattano come a Parigi o a Monte Carlo. Oh, e noi trattiamo bene il nostro grande Pietrangeli, merita di essere trattato bene. Okay? Questi inglesi che non trattano bene il Pietrangeli, grave, Non gravissimo. è che non mi trattano. Mannaggia. Che ci vado a fare io in Ma Monte sì, Carlo? ma. E invece questo evento, ricordiamo quattro mancini, ma all'epoca c'era il grande mancino dell'epoca tua, è stato Rod Laver. No, c'era Fraser anche. C'era Lever, Frese, i Mancini, che c'era ancora. Newcombe anche? No, non Newcombe, non era Mancino, no? C'era Roach, Roach, sempre Mancino, Australia, sì. sempre Australia, sì. È divertente che gli australiani fecero una partita di golf. I quattro Mancini giocavano di dritto, e i Di quattro destro. di destro, i quattro destri giocavano di Mancino golf. Fantastico, eh? Giocavano bene, tennis e giocavano golf è un altro abbinamento sì, di un tennis, molto. di uno sport di classe di un'epoca. A Adesso parte classe, no, è ma diventato più è abbastanza popolare. comune, sì. Adesso il golf non tanto, ma il tennis è molto No, più ma popolare. anche golf adesso è diventato molto. Beh, adesso nel 2022, forse l'italiano medio non lo sa, ma c'è la Ryder Cup a Roma. Che è uno La dei Ryder tornei più Cup la gente importanti. non. No, è È il torneo. il l'avvenimento più importante della storia del golf. La vanno a vedere 50.000 persone sul campo. Sul campo. Quindi ci sta il 18 buco a Roma per fare una cosa del genere? Sì, Ce ne ce sono ne anche stanno. troppi di circoli. Io tra l'altro sono presidente onorario del circo dove si farà la Ryder Ecco Cup. perché abbiamo fatto la pubblicità. Grazie Nicola, grazie No, tante. ma veramente era una importante.
è lo spettacolo televisivo il terzo più visto nella storia, ossia prima ci sono le Olimpiadi, campionato del mondo di calcio, Ryder Cup. Ecco, hai parlato di televisione, perdonami Nicola, l'ultima domanda, è fondamentale adesso la super tennis per il tennis, per l'espansione del tennis, no? Io quando l'hanno inventata ho detto sono dei pazzi, mi sono ricreduto, perché è stata una pubblicità incredibile per il tennis. Poi 24 ore su 24, molta gente si è avvicinata al tennis grazie al super tennis, perché proprio, a parte che fanno vedere delle cose che la Rai non si è mai sognata di fare, a parte che fanno vedere anche delle cose magari vecchie, è una cosa fantastica. Io veramente ero, io e Lea Pericola erano dei, questi sono pazzi. E invece siete diventati i primi promoter adesso, perché fate degli spot bellissimi, perché è giusto che sia così, perché è una pubblicità incredibile per il tennis. Grazie ancora, no. Grazie. Il sindaco dei sindaci infatti mi ha detto devo volare, quanti impegni su questa cosa, su devo internet, volare, devo su internet, consiglieri comunali che su internet ti stanno massacrando, mister sindaco, e questo fatto che lei ha tante nomine, tante ecco, cose da fare. Quelli che dicono questa cosa bisogna ricordare che gli incarichi tutti gratuiti non sono pagati, esatto, quindi... no, non solo non sono gratuiti, ma sono incarichi non ad Antonio De Caro, sono incarichi al sindaco di una città, capoluogo di provincia, come accade a tutti gli altri sindaci capoluogo. Area metropolitana è la stessa cosa, Petruzzelli se capita un teatro. Sono comunale. L'unico sindaco d'Italia che ha ceduto la presidenza della fondazione del teatro, anche se temporaneamente l'ho ripresa per risolvere le questioni legate all'organigramma, diciamo, aziendale della fondazione, ma lo restituirò a fine mese, e gli altri sono incarichi legati alla funzione, sono obbligatori per legge, purtroppo alcuni sono quasi da incubo, però bisogna farlo per forza. Ultima battuta, quindi unica battuta su questo grande evento, i grandi eventi come questi, avere Nicola Pietrangeli che parla di tennis, avere John McEnroe a Bari, cosa significa per una città come Bari? Un momento importante.